Buonasera e benvenuti a Sportivamente, un'ora di approfondimento che dedichiamo al mondo dell'associazionismo sportivo e culturale che conduciamo in collaborazione con l'Associazione Italiana Cultura Sport. In apertura il nostro TG Sport e Cultura, vi mostreremo il piano Giovani 2022, immagini e emozioni dal Festival del Cinema Sportivo e da Fiera Cavalli, il teatro sociale e molto altro. Tra 20 secondi a TG Sport e Cultura. E in apertura, come detto, l'attualità e la ripresa dello sport di base, mentre l'allerta Covid e la curva di contagi torna a riempire le prime pagine dei grandi giornali, è nostro dovere pensare con ottimismo alla ripresa. Sono in arrivo nuovi contributi a fondo perduto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche e il bando è già stato pubblicato sul sito di Sport Governo, quindi del Dipartimento allo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intanto parte proprio dal Dipartimento Sport la campagna sociale per la ripresa dello sport. Sportivi si rinasce. Il servizio. È proprio quando si perde qualcosa che ci si accorge della sua importanza. Lo stesso è accaduto con lo sport durante il lockdown. Parte da qui la campagna integrata di comunicazione che il Dipartimento per lo Sport ha realizzato per accompagnare la ripresa della pratica sportiva nel post-emergenza. Obiettivo: rilanciare il ruolo essenziale dello sport e dell'attività motoria per il benessere fisico e psicologico e promuovere il ritorno in sicurezza ai luoghi propri dello sport. Un hashtag, Sportivi si rinasce, e due testimonial d'eccezione come Vito Dell'Aquila, medaglia d'oro di Taekwondo, e Carlotta Gilli, medaglia d'oro nel nuoto paralimpico, e un filo conduttore volto ad unificare il meraviglioso palcoscenico di Olimpiadi e Paralimpiadi allo sport di base. Una campagna ideata sulla base delle indagini realizzate negli ultimi mesi, degli input ricevuti da tutto il settore sportivo e delle sollecitazioni del Parlamento europeo, in particolare contenute nella raccomandazione 2020-2864 sull'impatto del Covid-19 sui giovani e sullo sport. Dal lancio sulle TV nazionali a una nuova meta, fare dello sport una politica pubblica, leva di educazione e di benessere psicofisico. Ripartire è più facile se lo facciamo insieme. Sportivi si rinasce. Ed è certamente più facile promuovere i valori alla base dello sport utilizzando le emozioni e le immagini. Lo fa da 39 anni il Festival del Cinema e degli audiovisivi sportivi dedicati allo sport. Lo vediamo insieme nel servizio. Milano per 6 giorni, capitale del cinema e dell'immagine sportiva. 120 proiezioni selezionate tra 974 opere provenienti da 55 nazioni su 47 discipline sportive diverse, 4 meeting, 2 workshop, 4 mostre. Il tutto arricchito dalla presenza di un parterre di oltre 40 ospiti di assoluta eccezione. Un mix di energia, di sport e rappresentazione. Tutto questo è stata la 39esima edizione di Sport Movies and TV, la finale del Festival del Cinema e della Televisione Sportiva, promosso dalla Federazione Internazionale Cinema Television Sportif, presieduta dall'italiano Franco Ascani. La diffusione dei valori dello sport attraverso l'immagine, con i contenuti che sono l'etica, il rispetto, la tolleranza, il fair play, soprattutto rivolto ai giovani. Una giornata intera dal titolo Ragazzi in gamba, valori olimpici, è stata registrata la partecipazione di giovani, delle loro famiglie, degli sportivi e soprattutto di coloro che amano lo sport. I giovani protagonisti, quindi, ma non solo. Sul palco dell'Auditorium Testori del Palazzo Lombardia si sono succeduti decine tra atleti, personaggi televisivi e dirigenti dello sport nazionali ed internazionali. Madrina dell'evento, Alina Kabayeva, una delle maggiori stelle della ginnastica ritmica russa, oro olimpico ad Atena 2004, in compagnia sul red carpet milanese, tra gli altri, di personaggi del calibro di Dino Meneghin, i medagliati di Tokyo Filippo Tortu e Vanessa Ferrari, Vito Cozzoli a capo di Sport e Salute, l'atleta e politica Manuela Di Centa, il presidente di XIT di AICS Bruno Molea, la campionessa paralimpica Martina Caironi per il 5° Paralympic International Movies and TV Festival e tanti di più. Successo di partecipazione e di critica, tanto da far guadagnare alla 39esima edizione di Sport Movies and TV la medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
E sport e cultura sono anche all'interno del Piano Giovani 2022, un programma che riunisce le politiche del lavoro e di formazione pensato dai giovani per i giovani all'interno di un processo partecipato che ha visto coinvolte decine di organizzazioni in tutta Italia. Lo vediamo insieme nel servizio. Assicurare ai giovani un futuro, con politiche formative del lavoro chiare, pensate per agevolare l'occupazione giovanile e per incrementare il processo di partecipazione delle future generazioni. Sta qui l'obiettivo del Piano Nazionale Giovani, il programma tecnico e politico che ogni anno il Consiglio Nazionale Giovani presenta alle istituzioni, a partire dalla ministra alle politiche giovanili Fabiana Dadone. L'obiettivo è stato quello di fornire, attraverso la nostra anche rete di rappresentanza, alle istituzioni italiane uno strumento utile per affrontare, anche in occasione della prossima legge di bilancio, quelle che sono state le maggiori criticità che i giovani italiani hanno vissuto in questi anni e che la pandemia ha ulteriormente accentuato. Il piano nasce quindi come un processo partecipato, al quale partecipano decine di organizzazioni non solo prettamente giovanili, tra queste anche AICS. Non a caso nel piano figurano come temi di interesse e di intervento anche la cultura, la salute, il turismo, lo sport, ambiti nei quali i giovani possono trovare formazione, occupazione e benessere. Oggi sappiamo che lo sport è uno strumento ed è stato uno strumento indispensabile per il benessere psicofisico dei nostri ragazzi. Non a caso durante i mesi più complessi di questa pandemia abbiamo aderito a una campagna dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 150 minuti per ripartire, proprio con l'obiettivo di raccontare ai ragazzi quanto lo sport possa essere uno strumento utile al loro benessere. Importante sostenere dunque le organizzazioni giovanili di promozione sportiva del terzo settore, che in questi mesi di pandemia hanno dimostrato di essere strumenti indispensabili per la coesione sociale, specie dei più giovani. Chiediamo ancora a gran voce che ci sia un maggior sostegno da parte delle istituzioni alle attività che queste organizzazioni come la CS oggi mettono in campo. E la pandemia ha certamente cambiato il modo di fare associazionismo. Per sostenersi, il terzo settore ha sempre più bisogno di risorse e di attenzione, certamente guadagnabili attraverso un'abilità, una capacità di raccontare se stessi e di saper far emozionare. E sta qui l'obiettivo della comunicazione sociale a servizio del no profit. Raccontare il bene, costruendo un senso di comunità coesa, per promuovere la politica del bene comune e la voglia di mettersi a disposizione per gli altri. La pandemia amplifica il bisogno di comunicazione sociale, quella che, applicata agli enti del terzo settore, sostiene la loro azione e si fa strumento necessario per la raccolta fondi a sostegno di associazionismo e volontariato. Viene definita come l'insieme di attività di comunicazione messe in atto da un'organizzazione che siano volte a promuovere le finalità non lucrative di un ente su tematiche di interesse sociale. Per chi appartiene al terzo settore, dunque, è semplicemente raccontare se stessi. Facile a dirsi, difficile a farsi, specie per decine di migliaia di piccole associazioni che compongono il tessuto del volontariato italiano e che non appartengono ai grandi network no profit del paese. Come promuovere un evento culturale benefico? Come rendere partecipi le famiglie a un evento sportivo inclusivo? Se in una piccola cittadina il passaparola è ancora la chiave di comunicazione migliore, altrove serve formazione adeguata per una comunicazione capillare. L'Associazione Italiana Cultura Sport organizza il suo corso di comunicazione sociale a fine anno, appuntamento dunque il 3, 10 e 17 dicembre online. Per iscriversi, tempo fino al weekend, scrivendo a ufficio@aics.info. Tra i temi trattati, come parlare alla stampa, come gestire i social di una piccola associazione, come rendere un piccolo evento sportivo un fatto mediatico. Noi di Light Bomber vogliamo raccontarvi come poter effettuare video subito pronti, disponibili in alta definizione e facili da realizzare per i vostri lights grazie al corso AIX. Cercate di non mancare perché è un'occasione unica per imparare facilmente tutti i sistemi digitali per migliorare la vostra società sportiva. E sport, spettacolo e solidarietà erano protagonisti anche a Fiera Cavalli, la 124esima edizione della Fiera Equestre più grande d'Italia.
Sono considerati i cavalli più eleganti ed equilibrati esistenti in natura. La razza spagnola è in mostra a Fiera Cavalli 2021 con AICS, l'Associazione Italiana Cultura Sport e WIPRE, l'unificazione delle associazioni di pura razza spagnola. Sull'arena della storica Fiera Equestre i vari livelli di Monta Vacchera, con i primi 10 classificati del campionato italiano di categoria e altri 16 classificati di Doma Classica. Vengo della cuna della Doma Vacchera, che è Andalusia, y te puedo decir que lo más parecido a Andalucía es Italia en cuanto a la doma vaquera. La verdad que le tienen un respeto y una admiración a los jinetes y a la doma vaquera en sí, que la verdad que me siento como si estuviera en casa. E poi uno spettacolo nello spettacolo, quello offerto da WIPRE, che ha organizzato anche il gala di freestyle della razza spagnola con 25 cavalieri che ogni sera si esibivano nelle scenografie equestri più impressionanti, dalla posta ungherese con i cavalieri in piedi sui cavalli al volteggio con i salti sul cavallo al galoppo. Non solo, AICS rappresenta Fiera Cavalli anche con il campionato di Gincana Western per i più piccoli, per percorsi gioco a ostacoli volti a educare il bambino al contatto divertito con i propri cavalli, presenti oltre 100 bimbi e ragazzi fino ai 12 anni. Appartiene poi alla rete AICS anche l'associazione Horse Valley, che in collaborazione con la Federazione Equestre ha presentato in fiera il progetto solidale Ride in the Blue per percorsi assistiti a favore di persone con spettro autistico, in sella a cavalli scelti per favorire i movimenti dolci e accoglienti. E le immagini che avete visto erano a cura di Fiera Cavalli, che ringraziamo. Ora passiamo alla cultura. Riflettere sull'emarginazione, sulla coesione sociale, utilizzando il teatro come social art, come un'arte in grado di riportare socialità e promuovere la cultura come diritto e bene di tutti. In un piccolo comune del Salernitano, grazie a una partnership, a una collaborazione tra diverse associazioni del territorio, parte un esperimento sociale volto a far ritornare proprio la gente a teatro. Il servizio. Il teatro come veicolo sociale potente per diffondere bellezza, cultura ed educazione. Una leva di socialità tanto importante da renderla un diritto di tutti. Sta qui l'idea del comune di Mercato San Severino nel Salernitano di offrire alla sua popolazione, attraverso l'aiuto delle associazioni del territorio, un cartellone teatrale completamente gratuito. La rassegna si chiama non a caso Social Art e mette sul palco dell'ex tabacchificio cittadino le compagnie teatrali sociali più note del territorio del paese. Tra queste anche la compagnia Stabile Assai di Rebibbia, formata da detenuti ed ex detenuti del carcere di Rebibbia, che assieme ad attori professionisti portano sul palco di tutta Italia il teatro come riscatto e luogo di confronto sui mali del tempo. Un progetto sociale perché è aperto a pubblico, perché si realizza nell'ex tabacchificio, che è un opificio per me che ha un grande valore, un opificio dove hanno lavorato veramente tantissime donne che vedove della guerra hanno potuto così sostenere le proprie famiglie. E le donne sono al centro anche dell'avvio di Social Art, che taglia il nastro non a caso il 26 novembre, l'indomani nella giornata internazionale contro la violenza di genere. 6 compagnie teatrali per 6 date e altrettanti spettacoli in cartellone, tra cui Il vestito dell'imperatore a cura della scuola Crescere insieme con il teatro, Anime prigioniere della compagnia Stabile Assai o Non si finisce mai di ridere a cura dell'associazione Magnifica Gente do Sud di Mercato San Severino. Salviamo la cultura e tutto quello che rappresenta e costituisce la cultura, perché può essere la nostra ancora di salvataggio per poter attraversare questi momenti bui. E con questo si chiude qui il nostro TG Sport e Cultura. Rimanete con noi perché Sportivamente continua tra un minuto e parleremo di Green Revolution. Sei socio ICS? Scaricati l'app ICS 2.0 per avere la tua tessera e i tuoi documenti a portata di smartphone. Una notifica ti avviserà sulle scadenze dei documenti e potrai messaggiare direttamente con la tua associazione. ICS 2.0 su Google Play e Apple Store.
E bentornati a Sportivamente. Dunque, Green Revolution, educare al rispetto ambientale non è più solo un impegno delle grandi associazioni ambientaliste, ma è un po' diventato un impegno trasversale a tutto il terzo settore, quindi a tutto l'associazionismo. Questa sera ne parliamo in studio con ospiti autorevoli. Alla mia destra è Andrea Nesi, buonasera, responsabile di ICS Ambiente. Buonasera e benvenuto, Andrea. Grazie. Alla mia sinistra Raimondo Gasperini, che per chi frequenta gli sport del mare non ha bisogno di presentazione perché è pluricampione di windsurf. Benvenuto Raimondo. Ciao a tutti, buonasera e a tutti gli amanti del mare. E al suo fianco Salvatore Coco, che è biologo marino e membro del Coordinamento Nazionale dei Biologi Ambientali. Ambientali, benvenuto. Esatto. Salvatore. Bene, allora prima di addentrarci nel tema, facciamo un piccolo riassunto con questa scheda video. Il pericolo è reale. Se continueremo a questo ritmo di consumo di risorse naturali e di inquinamento ambientale, non lasceremo un mondo sano alle generazioni future. Ad oggi vengono prodotte circa 450 milioni di tonnellate di plastica all'anno e 8 milioni sono quelle che finiscono nei mari e negli oceani, causando l'interessamento negativo di circa 700 specie marine. Si calcola che il 75% dell'inquinamento atmosferico sia prodotto dalla lavorazione e dall'uso dei combustibili fossili. Stop al carbone, chiede quindi la comunità scientifica, è sempre più necessario usare fonti rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2. Di questo ha trattato nei giorni scorsi COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. I paesi si impegnano a mantenere il riscaldamento globale sotto gli 1,5 gradi dai livelli preindustriali e si danno un obiettivo minimo di decarbonizzazione, un taglio del 45% delle emissioni di anidride carbonica al 2030 rispetto al 2010 e zero emissioni nette intorno alla metà del secolo. Il tema, insomma, è complesso e globale. Osservarlo dall'alto, tra interessi economici strabordanti e proteste transnazionali, non è semplice. La risposta italiana dell'associazionismo ambientalista, culturale e anche sportivo parte invece dai piccoli gesti quotidiani e dalla promozione di una cultura di rispetto ambientale. Una Green Revolution che passa dal riciclaggio dei campi da gioco in ambito sportivo fino all'ecoformazione per gli istruttori sportivi, dalle raccolte rifiuti organizzate agli incontri tematici nelle scuole con il coinvolgimento dei più piccoli. Educare si può quindi facendo leva proprio sui più giovani attraverso il linguaggio che meglio conoscono, quello della comunicazione social, della socialità sportiva e dell'educazione scolastica. D'altronde sono i numeri che comandano. In Italia si contano 250.000 istruttori sportivi e 750.000 insegnanti per una popolazione di circa 8 milioni di studenti, oltre metà dei quali anche atleti amatoriali. Un esercito silente che, se educato attraverso lo sport e sui banchi da scuola al corretto rispetto ambientale, cambierebbe le sorti del paese. Quindi Andrea, cominciamo da lei. Un esercito silente, istruttori sportivi, insegnanti. Che rapporto c'è allora tra lo sport e l'ambiente, se è vero che ICS Ambiente è una costola di un ente di promozione sportiva che è appunto ICS? Sì, cioè, la relazione c'è perché lo sportivo già di suo è solitamente, mediamente attento ai temi dell'ambiente in senso lato, ovvero è attento alla forma fisica che in qualche modo ha a che vedere, perché ha a che vedere con l'alimentazione e quindi anche il fatto di frequentare posti all'aperto, quindi in particolare gli sport che vengono svolti all'aperto e ancora più tra quelli svolti all'aperto, quelli proprio in contatto stretto con la natura, come ad esempio gli sport acquatici, che vedono come dire, il premio per lo sportivo dato dal vento e dalle onde, e quindi lo sportivo si sente in dovere di ricambiare, quantomeno rispettando. Poi c'è chi magari fa quel passo in più e decide di diventare anche parte attiva e chi no, però certamente c'è una sensibilità di fondo e quindi una materia prima buona su cui poter lavorare. Quindi farne degli ambasciatori in sostanza del rispetto ambientale è più facile con gli sportivi, questo si intende? Senza dubbio è così, perché ripeto, c'è un tema di fondo che è molto importante, cioè noi siamo alcuni miliardi sulla Terra. Se noi andiamo a vedere quanti sono gli ambientalisti, quelli diciamo in senso stretto, quelli a cui noi siamo abituati a pensare, quelle persone che sono lì pronte a combattere per l'ambiente, che la mattina si vedono il sabato e la domenica per andare a pulire un luogo o altro,
andiamo a parlare di una super minoranza, cioè non possono essere gli ambientalisti quelli che cambiano il mondo, saranno tutti gli altri. Per coinvolgere tutti gli altri c'è bisogno di andarli a sollecitare, e uno diciamo dei macro ambiti dove lavorare è quello dello sport, perché appunto c'è, intanto si cominciano ad avere tra le mani quando sono molto piccoli, quindi è facile trasmettere loro, mentre si parla di sport, anche qualche altro valore. E poi comunque, ripeto, c'è di fondo una sensibilità in questo senso. Allora, dopo torniamo da lei, perché così cerchiamo anche di capire da un punto di vista pratico come si fa questa formazione, no? Come si fa questa sensibilizzazione attraverso gli sportivi. Però diciamo che un po' ce l'ha chiamata. Raimondo Gasperini è considerato leggenda mondiale del windsurf, così venivi definito appena 10 anni fa, Raimondo. Quindi come nasce la tua passione nei riguardi del mare e quanto c'è nella tua esperienza di quello che stava dicendo Andrea? Diciamo che l'amore per il mare è proprio viscerale. Io devo stare quasi tutti i giorni al mare, sennò mi manca proprio il rapporto col mare, talmente forte. E proprio perché il mare mi ha dato tutto, mi ha dato praticamente la mia storia, passa dal futuro medico all'innamoramento per il mare e per gli sport acquatici qua nel windsurf. Come è successo? Un giorno mi trovavo a Marina di San Nicola e ho visto dei ragazzi praticare questo sport meraviglioso, il windsurf. Ho detto no, quello lo voglio assolutamente fare pure io. E da quel momento è tipo nata una droga pulita verso il mare. E appunto al mare io ho ottenuto tutti i miei più grandi obiettivi, risultati, il mare è la mia vita. E quindi in prima persona io mi metto in gioco anche per quanto riguarda la sensibilizzazione e il rispetto della natura, perché noi facciamo sport a impatto zero, noi usiamo solamente il vento e le onde, quindi la cosa più pulita che c'è. Si pensi solo che il sindaco quando deve fare i blocchi guarda se c'è vento, no, se c'è vento non fa i blocchi, e quindi il vento pulisce l'aria. E come il vento ci regala tutte queste emozioni, pulisce l'aria, noi dobbiamo altrettanto essere rispettosi verso ciò che ci circonda. Io ho svariati gruppi di tutti amici che mi seguono negli anni, eccetera, eccetera, in cui organizziamo proprio delle vere e proprie raccolte di pulizia di spiagge. Insieme anche all'ACS abbiamo organizzato numerose manifestazioni proprio con l'obiettivo di rendere il più pulito possibile l'ambiente che ci ospita, il mare, la cosa più bella che abbiamo. E senti, tu sei anche formatore di ragazzi, quindi insegni anche sport? Assolutamente, ecco, durante le giornate di istruzione, oltre all'azione in mare, la prima cosa che cerco di trasmettere ai ragazzi è l'educazione per il mare. Il mare come lo troviamo, lo dobbiamo lasciare, anzi, io dico sempre, ragazzi, portatevi una busta e ogni volta che andate via, dentro questa busta ci dovete mettere qualche pezzo di plastica che trovate di qualche, diciamo, non dico aggettivo delle persone che le lasciano in disattenti, curanti. Disattenti, diciamo, sì. Così, se non vogliamo definirli incivili. E le portate via e poi le buttate nei cestini, nei rifiuti, perché comunque sia deve partire appunto dall'istruzione e dall'educazione sportiva. Secondo me la mentalità sportiva aiuta molto in questo, perché comunque la disciplina, il rispetto siamo comunque delle regole, no? Le regole, siamo comunque un movimento ampio. Se ognuno di noi dà un piccolo supporto, un piccolo contributo, secondo me riusciamo a fare qualcosa per il nostro mare, per salvaguardarlo, per pulirlo. Perché proprio l'altro giorno io ho fatto un'uscita a Ostia, mi sono un attimino avventurato facendo una passeggiata quando ho finito la mia session. È veramente vergognoso quello che c'era sulla spiaggia. Lattine, lampadari, gomme, ruote, certo, le macchine. Certo, perché poi in questo periodo il mare restituisce anche, sì, una no? cosa, sì, una cosa che dovremmo comunque metterci tutti quanti, fare qualcosa di più ancora di quello che facciamo. Salvatore Coco è biologo marino, quindi è qui non a caso, insomma, esatto. E anche componente di questo coordinamento nazionale dei biologi ambientali. Prima di tutto, che cos'è questo coordinamento? Allora, e poi aggiungo già, così a ruota mi rispondi, qual è lo stato di salute del mare? Ok, allora iniziamo con la prima domanda, dicendo che il CNBA, quindi facciamo un po'
L'acronimo è un organo interno all'Ordine Nazionale dei Biologi. È da poco stato istituito con l'obiettivo quello di promuovere e portare avanti iniziative per la categoria dei biologi ambientali, indistintamente se siano terrestri o marini. L'obiettivo principe di questo organo è proprio quello della promozione anche a livello territoriale e interloquire con le istituzioni nazionali per non solo proteggere la categoria, visto che sostanzialmente non siamo tantissimi, però è quella di metterci in campo e di distribuirci attraverso attività sul territorio, quindi anche interloquire con le diverse parti, che siano associazionistiche o enti di ricerca oppure scuole distribuite a livello nazionale. Lo stato del mare non è bello, non diciamo la verità, non siamo per niente messi bene. E a differenza degli ambienti terrestri, non ci dà la percezione di sporcizia. Perché è nascosto dall'acqua, no? Esatto, il mare. Quindi o si frequenta il mare, come diceva Raimondo, o si fa fatica, insomma, a capire. Esatto, anche perché il mare comunque, o sporco o non sporco, sembra una tavola blu, rimane. Quindi a livello sociale non c'è la percezione di sporcizia come potrebbe essere quando fai una passeggiata su un bosco e vedi dei sacchetti di immondizia. Allora lì ti indigni. Il mare, se non lo frequenti, non lo vivi e soprattutto non lo usi, non te ne rendi conto. Assolutamente, assolutamente. Infatti in questi momenti, diciamo, autunnali, dove le spiagge non sono più frequentate da turisti, ma frequentate solamente da noi sportivi, ti accorgi quello che hanno lasciato quest'estate quelli che hanno praticato il mare e le nostre spiagge. Praticamente c'è un'ignoranza ancora poco sensibile al rispetto di ciò che la circonda. Esatto. Poi noi stiamo parlando della parte visibile. Il mare non inizia sulla linea di costa, il mare inizia prima, quando ti fai una passeggiata per la tua città, dai tombini della città, dagli scarichi della propria casa. Lì già inizia il mare, quindi già con i nostri comportamenti quotidiani proteggiamo il mare, quindi con le scelte responsabili di consumo, insomma. E allora dopo torno da lei, così le chiedo anche cosa può fare il cittadino, certo, in una partecipazione di massa, insomma, per rendersi protagonista positivo nei riguardi del rispetto ambientale. Certo. Invece torno un momento da Andrea, prima di passare da Maria Monti, perché abbiamo una piccola sorpresa in videocollegamento con noi, che la svegliamo tra 5-10 minuti. Andrea, quindi ci diceva prima, formare gli sportivi o anche i ragazzi, insomma, i più piccoli al rispetto ambientale attraverso eventi, immagino, attività sportive e non solo. C'è un'attività, una gara che per la quale ICS Ambiente è diventata famosa, insomma, in tutta Italia, che è la Refutlon. In che cosa consiste? Dunque, partiamo dalla base. È evidente che se noi proviamo a dire, siamo stati anche noi bambini, adolescenti, se io quando avevo 15 anni, 14 anni, avessi ricevuto l'invito ad andare a pulire una spiaggia, sono sincero, io avrei cercato di evitarlo, avrei cercato di dire, ma io voglio andare a fare il bagno, voglio andare a giocare. Quindi diciamo che a mio parere, per avere successo, perché poi alla fine questo è il tema, non è fare una cosa per farla, fare una cosa perché apporti un cambiamento anche magari piccolo, bisogna coinvolgerli attraverso qualcosa di divertente. Noi l'abbiamo trovato con la Refutlon. La Refutlon è una gara di raccolta rifiuti a premi. Ovviamente non è una vera gara, nel senso che noi diciamo che è una gara in modo che loro si sentano un po' coinvolti e ci sia un po' quel pepe della sfida, però diciamo subito loro, ad esempio, che non vince chi raccoglie di più, perché chiaramente cosa accade? Che se noi mettiamo in mezzo un elemento come la quantità, rischiamo che poi magari ci sia una rissa, magari quello più grande che è più forte raccoglie di più, quell'altro raccoglie di meno, si sente in difficoltà. Invece noi non diamo input, diciamo non vince chi raccoglie di più, quindi togliamo subito, depotenziamo un problema e potenziamo invece la parte dell'attenzione. Diciamo, questa è una gara di attenzione, dovete cercare, e diamo anche delle indicazioni su cosa cercare, quali oggetti, che sono quelli che poi, una volta terminato il gioco e una volta che abbiamo svelato che vincono tutti, perché giustamente ai bambini non si può dire tu hai vinto, tu hai perso,
ci consente di fare delle riflessioni sempre molto pratiche. Faccio solo un esempio rapido, poi cedo la parola, ma ad esempio il mozzicone di sigaretta che facilmente si trova su una spiaggia in un bosco è una cosa che sta declinata in tutti i modi, cioè quando dice beh, ma lo sapete, sì, è il mozzicone della sigaretta, inquina, sta in mare, sta in terra, ma se proviamo a chiedere a questi bambini, ma lo sapete perché gettano il mozzicone? Perché si fumano tutto e quello lo gettano? Non lo sa quasi nessuno. E quella è una cosa che li mette un attimo in crisi e ti consente di dare una spiegazione avendo ricevuto poi l'attenzione. Allora a quel punto dice guarda che qui passa tutta la sostanza nociva e si cerca di fermarla con questo filtro che infatti è di plastica, non si può fumare, e però poi quando si getta quello che è stato fermato rimane lì e poi magari si disperde. Ecco, però cerchiamo di trovare cose simpatiche per tenerli attenti. Quindi il gioco, la curiosità, la piccola lezione che poi diventa una grande lezione, ma c'è anche un premio. Quindi chiedo alla regia se per caso c'è a disposizione quel breve video dove bene si intuisce la sorpresa dei bambini alla fine della Rifutlon. Allora vorrei chiedervi di leggere ciò che c'è scritto sulla medaglia. Facciamo prima una signorina? Va bene. Piano piano. Grazie per il tuo aiuto. Bravissima. Adesso ce lo legge anche lui, rappresentanza dei maschietti. Da oggi sei un moschettiere dell'ambiente AIS. Grazie per il tuo aiuto. Perfetto. Moschettieri, oramai siete stati nominati. Quindi i bimbi che vengono nominati moschettieri dell'ambiente, questo li aiuta, li fa sentire anche speciali. Li aiuta anche perché noi creiamo anche un feeling con quelle figure, perché li dotiamo di pinze per raccogliere i rifiuti a terra, per fare questo, ovviamente poi le dobbiamo recuperare perché non abbiamo la forza ovviamente di regalarle, le utilizziamo per fare questo gioco e la pinza... Noi diciamo loro, vi nominiamo moschettieri dell'ambiente, invece della spada utilizzate le pinze, ma comunque vi battete per qualcosa di importante come facevano i moschettieri nella nota storia. Allora, quindi lo sport come grande strumento, insomma, non solo di educazione ma anche di riscatto ambientale. In videocollegamento dovremmo avere Davide Bassi che ci risponde da Pisa. Ciao Davide! Buonasera a tutti, salve. Davide è il presidente di un'associazione sportiva e non solo, adesso ve la spieghiamo perché è molto particolare. Si chiama Aquila Nera Horses, vero Davide? E tra le varie attività c'è anche quella di recuperare cavalli destinati al macello oppure cavalli sottratti alle corse, insomma, quindi clandestine, per farne sia delle ecoguide sostenibili da un punto di vista quindi turistico, sia farne degli strumenti appunto sportivi di educazione equestre ai più piccoli, e anche vengono utilizzati all'interno di progetti sociali, vero Davide? Sì, giusto. Dunque, noi all'interno della società agricola Aquila Nera sussistono un'associazione sportiva e una onlus che hanno il compito di salvare i cavalli che sarebbero destinati al macello per problemi caratteriali, specialmente quando i cavalli vivono per lungo tempo nel box e sono sfruttati a livello agonistico nelle corse o in tante altre discipline. Spesse volte il cavallo poi rompe quel rapporto umano di coercizione psicofisica che ha con l'uomo, e a questo punto i cavalli hanno varie strade, possono andare al macello oppure entrano poi anche in circuiti di corse clandestine come noi conosciamo. Quando noi possiamo all'interno della nostra società e della nostra associazione salvare questi cavalli, noi le compriamo a peso di carne o direttamente noi oppure i nostri soci e i nostri allievi. Questi cavalli poi vengono reinseriti in un programma di rieducazione al linguaggio del vero linguaggio del cavallo e vengono inseriti in un branco. Oggigiorno allo stato semibrado qui nel comune di Santa Luce vivono 40 capi, 40 cavalli, dove vivono tutti liberi. Bello. Poi questi cavalli si trasmette la monta indiana, cioè l'insegnamento sia sportivo ludico che l'attività nel sociale
viene fatta attraverso la Monte Indiano, ovvero quella modalità di come i Sioux delle grandi pianure si relazionavano col cavallo allo stato completamente libero, in quanto non avevano recinti, non avevano i box, paddock, cose di questo genere. Io trasmetto questo insegnamento in quanto da ragazzo a 17 anni ho vissuto con uno sciamano Lakota Sioux che mi ha trasmesso questa visione ancestrale di come l'uomo viveva nel totale e completo rispetto della natura e di tutti i suoi elementi. Perciò nel momento in cui si trasmette questo insegnamento del linguaggio del cavallo, naturalmente si trasmette tutta una ecologia di quello che è la vita del cavallo, di cosa mangia e anche di come ci si deve relazionare quando noi andiamo fuori in passeggiata. Naturalmente noi montiamo senza morso, senza redini, anche senza sella, perciò è proprio una tale connubio cavallo e con la natura stessa. Davide, ti fermo, tu ci parlavi di un approccio molto libero, molto naturale col cavallo. Credi che nel rapporto con i bambini, che sono chiaramente quindi fruitori, no, dei servizi della tua associazione sportiva, sia un valore aggiunto, sia più facile far crescere un rapporto sano col proprio cavallo a un bambino con questo approccio? Certamente sì, perché questa qui, i bambini sono la nuova leva, il nuovo futuro. Se noi trasmettiamo al bambino il rispetto verso il cavallo e verso la natura, ovvero il cavallo per farlo muovere non c'è bisogno di dargli dei calci, cioè delle gambate al costato, per fermarlo non c'è bisogno del morso, cioè non si usa la cosiddetta violenza inconsapevole, perché noi abbiamo sempre visto montare i cavalli col morso, con le rodini, usare lo sperone, il frustino, perciò noi siamo inconsapevoli di quello che stiamo facendo al cavallo. Nel momento in cui al bambino gli si trasmette questa visione e tutto attorno a lui cambia la modalità anche di come si inizia a relazionare verso i suoi simili, verso la famiglia, verso l'ambiente sportivo, scolastico. Infatti questa modalità, questo insegnamento l'ho portato in un percorso di recupero contro la violenza nelle scuole e il bullismo, nel senso che all'interno di un'intera classe che soffriva di questa tematica del bullismo l'ho invitati presso la nostra società e associazione e per un anno ho fatto seguire questi ragazzi un percorso attraverso il rapporto e la vita con il cavallo. Diciamo che le problematiche sono rimaste con i ragazzi, ma è stata la modalità di come hanno affrontato poi le problematiche che è stata il grande passo, tra virgolette. Siamo stati seguiti anche dalla Stella Maris attraverso dei test attitudinali prima, durante e dopo il corso. Allora Davide, rimani con noi perché dopo torno da te e voglio farti un altro paio di domande, perché la tua esperienza è diventata un po' modello anche nella regione toscana, ne parliamo dopo. Invece ritorno da Raimondo, perché Raimondo mi incuriosisce questo, no? Tu sei stato anche testimonial di una grande casa automobilistica, guardavo lo spot che hai girato insieme a questa casa automobilistica e mi ha impressionato il fatto di averti visto surfare sulla neve oltre che sul mare. Quindi tu prima ci dicevi, no, il rapporto col mare per me è fondamentale. Insomma, io mi considero una persona acquatica, un animale acquatico, ma ti chiedo, non c'è paura nei riguardi degli elementi della natura che è così tanto più forte di noi? È proprio quello che ti spinge a fare le cose, superare sempre i propri limiti. A me è sempre piaciuto mettermi in gioco, anche in nuove sfide. Per esempio adesso, te l'avevo anticipato un po' parlando in privato, c'è questo nuovo sport che si chiama il wing foil, che comunque ti permette di navigare con pochissimi volando, nodi. Volando, no? Praticamente. Sì, praticamente voli sull'acqua, praticamente hai un aeroplano sotto la tavola che si chiama idrofoil, che ti permette di volare con molto, molto poco vento. Per farti un esempio, prima quando andavo al mare, durante una settimana potevo avere tre massimo session, adesso in una settimana io vado 5 volte in acqua, quindi vivo ancora di più il mare, ho raddoppiato le mie uscite. Questo per riportarti alla sfida che dicevo, ho fatto sulla neve, per esempio, quello è stato proprio un mettermi in gioco, perché io, amante del mare, mi sono messo
in gioco in un ambiente che non era il mio, che era la neve. E quindi mettersi in gioco, secondo me, innalza il proprio livello e superare, come si dice, la propria comfort zone ti aiuta anche a crescere. Quindi misurare se stessi, sì, e misurare il rapporto con la natura. Non limitarsi al proprio, diciamo, orticello, a mettersi in gioco, secondo me, ti fa crescere anche in quello che fai. Senti, ma il windsurf, il surf, il SUP e adesso il wingfoil, soprattutto il SUP e il wingfoil negli ultimi anni sono diventati un po' anche mode, no? Di massa. Assolutamente. Non ti fa sentire un po', cioè lo sportivo di professione come te, campione, non è un po' geloso del suo spazio marino? Non vi dà fastidio vedere la gente che si misura, che si butta in questa, sì, moda, sì, quindi affollando, sì, le spiagge? Diciamo che ci sono caratteri e personaggi diversi. A me è sempre piaciuto condividere con i miei amici e con tutte le persone le mie passioni, perché comunque penso che fare il windsurf, il surf, il SUP e adesso il wingfoil siano delle cose pazzesche che ti mettono veramente in pace con te stesso e soprattutto i ragazzi li allontana tantissimo dai computer, dai social. Io ho tanti ragazzi, ho formato tantissimi ragazzi, compreso il figlio di Andrea, che sono diventati quasi tutti campioni, e questo secondo me li allontana e li fa vivere il mare in modo diverso e soprattutto un'educazione verso la disciplina, verso il sacrificio, perché comunque per imparare questi sport bisogna impegnarsi, bisogna dedicare tanto tempo e dedizione. Sei pentito di non aver proseguito gli studi di medicina? Ma assolutamente no. No, hai trovato la tua, no, cifra, insomma. Assolutamente no. Salvatore, allora, prima dicevamo, no, progetti, eventi che siano volti a coinvolgere in maniera attiva i cittadini, non solo gli eventi sportivi, ma insomma immagino a progetti sociali di più ampio respiro. Che cos'è la Citizen Science? Allora, Citizen Science è sostanzialmente una modalità di raccolta dati, dove vede la cooperazione dei due mondi apparentemente distanti come scienze e società, quindi cittadini. Definiamo la citizen science non è altro che la partecipazione attiva e consapevole di cittadini non professionisti ad attività di ricerca scientifica, con l'obiettivo proprio di creare nuove formazioni, raccogliere dati, verificare eventuali fenomeni naturali, ma in particolare creare nuova scienza, quindi nuove informazioni. E questo è importante perché sostanzialmente pone due parti che sostanzialmente in tempi passati sono sempre visti su due binari separati. La cooperazione tra queste due componenti non fa altro che aumentare la conoscenza e la sensibilità da parte dei cittadini, perché stare a fianco dei ricercatori e significa anche imparare a comprendere meglio quali sono ad esempio le dinamiche ecosistemiche, quali sono le problematiche ambientali e in particolare, come diceva prima Raimondo, ritornare al rapporto con la natura. Perché adesso... Ma tu noti che questo... sono passata da lei al tu, guarda così, senza controferire. Perché mi piace questo ambito di salottino, no? Che si crea. Ma credi che le cose stiano cambiando in tal senso? Cioè, si nota dal punto di vista, di, no, dell'ordine dei biologi, una partecipazione massiccia? La citizen science non è prettamente scienza, intesa come biologia, biodiversità, ma ci sono progetti che mirano al monitoraggio dell'inquinamento dell'aria nelle città ad alta densità demografica, inquinamento dell'acqua, fenomeni atmosferici, quindi i progetti sono vasti e quello che si è visto è che nel tempo il numero di partecipanti a questi progetti è aumentato, quindi ha portato sostanzialmente a una grande quantità di dati e ha spinto i ricercatori li ha stimolati a creare dei metodi, degli standard scientifici sempre più semplificati in modo tale che siano accessibili a tutti. E una del grande potenziale della citizen science è proprio che chiunque e dovunque può partecipare ed è altamente inclusiva. Infatti negli anni sono anche verificati progetti di ricerca mirati al coinvolgimento anche delle classi protette. Spesso queste classi, questa porzione di società è negata ad esempio alle attività marine, addirittura ancora meno alle attività di ricerca. Quindi
c'è un grande potenziale e questo non fa altro che colmare un po' quella sensibilità a macchia di leopardo che c'è stato finora e che speriamo che nel futuro sia una macchia molto ben più larga, che riprende molto più società, quindi molti più cittadini, e che non sia una cosa puntiforme. Grazie Salvatore. Andrea, allora torno a lei sulla stessa, invece a lei continuo a dare del lei, quella giacca e cravatta un po' mi incute timore, torno sulla stessa domanda invece fatta a Salvatore. E ICS Ambiente è un coordinamento all'interno di questo ente di promozione sportiva che nasce 10 anni fa, quando la sensibilità non era ancora così accentuata sulle politiche green, no? E oggi è talmente tanto forte il suo impegno, tanto da essersi distaccata insomma da ICS, aver fatto una associazione a parte per maggiormente incentivare insomma questo impegno. Crede che in questi 10 anni l'aumento della consapevolezza attorno al tema green stia producendo degli effetti, o in realtà il mondo è talmente tanto ancora spaccato tra, come diceva la scheda video, tra interessi economici strabordanti e sensibilità da non apprezzare ancora un significativo cambiamento? Questo allora, in base alla sua esperienza sul territorio. Io dico, cercherò di essere sintetico, però già in ambito AICS quello che si è potuto fare in questi 10 anni si è potuto fare perché c'era un sistema che spingeva, non era solo Andrea Nesi responsabile ambiente, ma c'era qualcuno sopra di me, nel caso diciamo il presidente dell'AICS Bruno Molea, che pensava che questo sarebbe stato un settore del futuro. L'ha fatto, penso che l'AICS sia l'unica tra gli enti di promozione sportiva ad avere un settore ambiente così come dire, organizzato e così attivo sul territorio, e l'ha potuto fare perché c'era un sostegno dentro l'associazione e che guardava nella direzione giusta. Arrivati a questo punto abbiamo anche appunto messo in moto il meccanismo di spin-off, chiamiamolo così, anche se parliamo di terzo settore, però comunque questo è diciamo un ambito, esce dall'ICS, diventa un'associazione autonoma, ACS Ambiente, rimane ovviamente targata ICS, e però va a colmare una lacuna, perché anche qui nel mondo dell'ambientalismo c'è una lacuna importante, ovvero ad esempio esiste un albo delle associazioni ambientaliste tenuto dal Ministero dell'Ambiente, e questo albo è accessibile solo alle associazioni ambientaliste in senso stretto, e non ci si limita a valutare le attività svolte, è proprio un tema anche giuridico, cioè devi avere delle caratteristiche specifiche di statuto, devi avere un certo numero di sedi operative 12 mesi all'anno, devi avere, insomma, ecco, questo ci permette di diventare ancora più specialisti sulla tematica e continuare ad essere utili. Però la nuova portavoce del forum terzo settore viene proprio da Lega Ambiente, quindi dare a tutto il mondo del terzo settore, che è un po' lo scheletro del volontariato italiano, no? il corpo che rappresenta il volontariato italiano, che è lo scheletro della società civile del paese, averla affidata a una donna che rappresenta l'impegno green può essere un senso, un simbolo molto forte, no? Da questo punto di vista, vero? Forse, nel senso che sicuramente l'atto c'è stato, quindi è una cosa positiva, senza dubbio. Però poi questo è un momento molto particolare per l'ambiente, veramente molto particolare, perché al di là di tutto è necessario che ogni organizzazione scelga un ambito in cui operare e tenendo conto che per essere concreti bisogna essere molto realisti. Oggi faccio veramente due esempi rapidissimi, forse ne abbiamo già parlato, e faccio l'esempio più banale, che è quello della plastica. Anche nel servizio la plastica si produce tanta, è un problema, e il problema non è tanto andare a togliere quella che c'è, la cosa primaria da fare sarebbe evitare di metterne della nuova, no? E siamo tutti d'accordo, tranne chi la produce, giustamente, perché come puoi dare torto a uno che fa l'industria della plastica, i dipendenti di quell'industria, gli dici da domani mattina
il loro prodotto, che fino a ieri era considerato un eccellente prodotto, non deve esistere più, non sarà mai d'accordo, devi trovare una soluzione. I petrolieri, ha visto già adesso quando si parla oramai apertamente a livello planetario di transizione energetica, già c'è l'Australia, i paesi arabi che hanno detto piano piano rallentiamo questa transizione, perché chiaramente come fai a dire a uno che produce petrolio, vive di petrolio, no, il petrolio lo dobbiamo eliminare? Non ti dirà mai di sì, devi trovare una strada per fare questo. Ma anche su cose più banali, per arrivare proprio alla quotidianità delle persone, per dire quanto è complesso questo argomento, e quindi più che di, come dire, c'è bisogno veramente di avere la capacità di interpretarlo. Penso, non so, agli amanti degli animali, no? Che sappiamo che ad esempio gli allevamenti, scusate, intensivi sono fonte di una percentuale molto elevata delle emissioni di CO2 in atmosfera a livello mondiale, e sappiamo anche che ad esempio, per citare degli animali che sono molto noti nella società normale, quella di tutti i giorni, della quotidianità, nelle famiglie, il cane, il gatto. Io conosco molte persone che sono proprietari di cani e gatti, e posso dire senza timore che li adorano, li amano, cioè sono proprio veramente, li considerano di famiglia. Però di cosa si nutrono i cani e i gatti? Si nutrono di altri animali. Quindi tu hai spostato la tua attenzione sul tuo animale, ma tutto il resto rimane fuori. Quindi non sei un amante degli animali, ma del tuo animale. Allora c'è, come concetto generale, una grande voglia di cambiamento, ma chi è che vuole cambiare? Chi è pronto a fare il primo passo? I ragazzi del Friday for Future, giustamente, ognuno di loro ha un telefonino con la batteria al litio che viene scavata dai bambini in Africa. No, sì, ma dico, è una complessità, è così. Vanno a mangiare al McDonald's, al fast food per intenderci, ma questo non è possibile. Uno che fa l'ambientalista, tutto ciò non è più possibile. Cioè c'è bisogno di indirizzarsi bene per essere concreti. Tema complesso, si fa una grande... e non a caso, insomma, i grandi del mondo ne stanno discutendo, hanno discusso anche al G20. Io tornerei un momento su Davide Bassi, perché a proposito di green economy, quindi della possibilità, in realtà è al contrario, no? Partendo da quello che diceva Andrea Nisi, proprio la possibilità di dare invece spazio, incentivi a quelle aziende che sono capaci invece di ripartire dal bio, dal naturale, da un approccio naturale per farne un modello di economia positiva, proprio l'Aquila Nera Orsis, Davide, è stata presa a modello dalla Toscana come green economy, vero? Sì, giusto. Diciamo che la nostra società agricola, attraverso l'insegnamento e attraverso, diciamo, l'esperienza di tutta la mia vita, ho inserito una modalità di startup all'interno di come si può iniziare un'attività nell'ambito agricolo, nel settore dei cavalli, andando ad sfruttare, tra virgolette, tutto ciò che noi buttiamo via o scartiamo. Per esempio, insegno come si può realizzare una struttura, una casa o tutte le strutture confacenti per l'attività dei cavalli, dalla clubhouse alle scuderie o altre strutture, attraverso per esempio gli scarti delle segherie, cioè gli sguanci dei tronchi, che vengono generalmente utilizzati per ceppati, invece vengono utilizzati poi attraverso la creazione di una doppia parete, si utilizza poi lo sterco, la paglia, le pietre, il fango, e si creano, diciamo, delle pareti anche di mezzo metro che hanno un altissimo elevato di coibentazione termica col fresco d'estate e il caldo d'inverno. E tutto quello che viene fatto sia nella produzione dei prodotti del foraggio, sia anche per quanto riguarda la produzione dei prodotti dell'ortaggio all'interno della nostra azienda, tutto viene svolto attraverso un procedimento di sinergia. Per esempio, nel bosco utilizziamo la tecnica della food forest, ovvero di come i nativi d'America utilizzavano il bosco come ambito per la coltivazione, in quanto all'interno del bosco noi abbiamo una densità di umidità più elevata rispetto all'esterno, perciò si riescono a produrre determinati prodotti
agricoli. E tutto quello che poi ruota attorno al cavallo, per esempio anche per quanto riguarda i piedi, non vengono utilizzati ferri, insegno l'appareggiatura naturale attraverso dei semplici strumenti, ed anche per esempio l'utilizzo dei fiori e delle piante per creare creme e unguenti attraverso per esempio come l'olio di perico, che serve come per le infiammazioni, le ferite, e viene utilizzata anche per gli esseri umani come prodotto lenitivo contro quando uno prende troppo sole. E tutto quello che viene fatto ed insegnato all'interno della nostra società è stato preso ad esempio, nel senso che le istituzioni toscane attraverso la Confcommercio, la Camera di Commercio, abbiamo creato un protocollo al fine di esportare questo modello di attività agricola e sportiva, recependo anche una normativa che è quella della ippicoltura, ovvero oggi l'attività dei cavalli è inserita soltanto in un ambiente sportivo, se tu ti interessi di cavalli, se nell'ambito zootecnico. E questo cosa comporta? Comporta che nell'ambito zootecnico devi avere delle grandi estensioni di terreno per poter avere una redditività e per avere anche quei coefficienti per poter costruire la casa dell'agricoltore oppure tutte le strutture connesse. Grazie Davide. Grazie Davide, ma c'è molto chiaro, e chapeau alla regione toscana, insomma, che può quindi voler esportare il tuo modello anche in altre regioni. Segnalo che la storia di Davide ce l'ha segnalata un altro ente di promozione sportiva che si chiama AXI e che ringraziamo, perché insomma è interessante, insomma, scambiarci buone pratiche anche all'interno dell'associazionismo sportivo e culturale, perché non sia mai che qualche circolo che si occupa proprio di gestione e di formazione equestre possa prendere spunto da questo bel modello. Grazie Davide, rimani con noi che siamo vicini ai saluti. Un minuto a testa a Salvatore, biologo marino. Sì. Ti è mai capitato nella tua esperienza di incontrare nelle tue immersioni un rifiuto che ti ha lasciato davvero basito? Pochi secondi. Diciamo che ogni volta è sempre una sorpresa. Tra la lavatrice, negativa. Ovviamente negativa, tra la lavatrice, i classici pneumatici, parti di motorini, che io mi chiedo ma soprattutto il perché. Esatto. Perché un conto è riarare la bottiglia di plastica che magari il vento la porta, no? Se trovarci magari a 20, 25 quindi metri farlo con dolo, prendere l'auto, caricare la lavatrice e buttarla in mare, esatto. Quando la si può buttare all'isola ecologica. Quella è solo ignoranza. Raimondo, questione di ignoranza. Sì, tu che educhi i bambini, credi che da loro ci sia il vero cambiamento che invece Nesi tardava a vedere? Cioè, quando tu parli con i bambini, noti che per loro sia normale recepire un'informazione del tipo la plastica, la bottiglietta d'acqua non la butti in mare? Ma diciamo che io con la mia associazione sportiva, la X-Ray Surf Academy, proprio è la prima cosa che insegno, cioè l'educazione e il rispetto per ciò che ci dà tanta gioia e tanto divertimento, è alla base. X-Ray Academy, quindi io ringrazio i miei ospiti perché insomma abbiamo aperto in realtà tanti fronti di discussione. Sì. E il tema, come dice Andrea Nesi, purtroppo resta aperto, però l'associazionismo, le nostre esperienze, la voglia che hanno gli sportivi di misurarsi con la natura e di riappropriarsi della natura in senso positivo è davvero un buon modello che possiamo esportare. Quindi grazie ad Andrea Nesi, presidente di AICS Ambiente, grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie a Raimondo Gasperini, campione, formatore, più ne ha più ne metta. Chiunque vuole provare o affrontare questa bellissima esperienza mi può trovare su Instagram, basta che mi trova Raimondo Gasperini, mi scrivete e vi faccio provare l'ebbrezza di volare sul mare. Tutti in spiaggia. E grazie a Salvatore Cocco, biologo. Grazie. Marino, membro del Coordinamento Nazionale dei Biologi Ambientali, e grazie tante anche a Davide Bassi, ad AXI, e grazie per averci raccontato questa bella esperienza. Quindi se a tutti voi sportivamente è piaciuto, l'appuntamento è ancora giovedì prossimo alle 20 qui su Canale 165. Buona serata.